che trasmettesse energia, vitalità, allegria, che erano un po' tutti quegli aggettivi che caratterizzavano Nicolò. E per questo al centro vedete il logo dell'associazione, dal quale si chiamano queste forme a zigzag colorate, quasi come se propagassero energia e vitalità. La cosa però che ho notato dopo queste settimane di lavori è che al di là del disegno, dei colori, delle forme, penso che quello che veramente rende speciale questo progetto sono le persone che gravitano attorno a questa associazione, perché mi sono ritrovata ricoperta di tantissimo affetto e aiuto da parte di oltre 100 volontari, anche solo per il fatto, non so, più di 150 ordini per i pantaloncini con la grafica abbinata, tantissime persone qui presenti anche per l'iscrizione al torneo, e quindi questo è davvero bellissimo. E quando si vede un progetto del genere si può pensare: caspita, che bravi in 2 settimane a spaccarsi la schiena sotto il sole. Ma in realtà questo è un progetto che va avanti da 3 anni, e io vorrei ringraziare tantissimo e fare i miei più sentiti complimenti a Chiara, a Lorello, perché lei è quella che più di tutti da 3 anni a questa parte si è fatta al mazzo. E sono davvero felice oggi che finalmente è arrivata questa giornata che tanto stavo aspettando. E nulla, lei è da 2 settimane che non fa altro che ringraziare le persone, anche pure penso i pali della luce, ha ringraziato chiunque, ma penso che siamo noi che dobbiamo ringraziare lei. E ci tenevo, visto tutto lo sbatti che si è fatta per donare questo campo alla città e alle persone, penso che Chiara si meriti di poter vedere questo campo ogni mattina quando si sveglia e ogni sera quando va a dormire. E quindi questo è un piccolo omaggio che ho fatto io, ma in realtà è da parte di tutti. Non ce n'è, perché gli adulti costantemente sono bravissimi a indicarci la strada nella teoria, ma poi ci vuole una bella pratica, e voi avete fatto una pratica bellissima, cioè voi avete donato questo campo alla città e adesso tocca a noi, l'onere passa a noi nel far sì che questo campo venga gestito bene, cioè dobbiamo dire alla provincia di aprire e chiudere i cancelli in un determinato orario come voi l'avete chiesto, dobbiamo chiedere alla provincia di riqualificare l'area, di tenerla riqualificata come deve essere, e dobbiamo impegnarci noi come amministrazione comunale a riqualificare quel campo lì. Quindi fino ad oggi qui non è stato fatto nulla, voi siete state le persone che avete innescato una miccia, adesso dobbiamo essere in grado noi nel portarlo avanti, quindi questo deve fare la politica, il resto sono tutte ovviamente chiacchiere e parole, ma tu hai imparato a conoscermi in questi 2 anni, perché ci siamo visti un po' di volte e hai visto che io fin dove posso arrivare la parola la mantengo, e noi, la città di Bussatizio, vi deve dire grazie a tutti, perché qui oggi ci sono dei bellissimi ragazzi che possono giocare a basket. Io oggi ho portato Silvano Trupia delle cuffie colorate, quel signore lì che ha una bellissima associazione di ragazzi che hanno delle disabilità, che praticano un sacco di sport, e io vorrei, portandolo qui, il messaggio è che gli ho già fatto conoscere Ferrarini, che non vedo più, ma sarà qua, ah no, Ferrarini è là, lo vedo subito, e gli ho detto: voi vi dovete conoscere, perché qui Baskin, giusto, deve nascere il Baskin a Bussatizio, perché io l'ho introdotto nelle scuole con quel progetto pilota, grazie a questa cosa deve nascere il Baskin, quindi questo campo voi l'avete fatto, ma deve proseguire e andare avanti, quindi grazie, tutti i cittadini vi ringraziano per questo.